Gela la protesta dei lavoratori, si sposta all'aeroporto di Comiso. A Vittoria 4 arresti per l'omicidio di Giuseppe Dezio. Ragusa, incendio al grattacielo Belvedere nella sede dell'ANCE. A Modica, 65esimo anniversario di matrimonio per una coppia modicana. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. A Gela la protesta dei lavoratori si sposta all'aeroporto di Comiso. Cartelli e striscioni per chiedere al governo nazionale attenzione e risposte concrete. Giunti al 16° giorno di blocchi, la città di Gela respira. La manifestazione di protesta dei lavoratori dell'indotto della raffineria di Gela si sposta all'aeroporto Pio La Torre di Comiso. Da questa mattina circa 200 lavoratori del petrolchimico di Gela, di comune accordo con i sindacati, presidiano senza sosta lo scalo ragusano. Una lotta senza tregua per avere risposte concrete dal governo nazionale. I manifestanti allo scalo comisano hanno anche esposto uno slogan: 1500 lavoratori dell'indotto Eni sono a casa, ma Matteo aiutaci, lavoro adesso. Le maestranze della raffineria gelese, dopo 16 giorni di scioperi, blocchi stradali e manifestazioni, hanno così deciso di portare fuori dalla provincia nissena la loro protesta. L'aeroporto di Comiso è un punto molto strategico per attirare l'attenzione nazionale. I sindacati sostengono che si intende proseguire a oltranza fino a quando non arriveranno risposte positive dal governo nazionale. Non vogliamo l'elemosina, ma lavoro e dignità, hanno asserito con fermezza. Le maestranze reclamano l'avvio del piano di riconversione della raffineria, che prevede la produzione di biocarburanti e investimenti per 2 miliardi 200 mila euro. Una conferenza di servizi è in programma a Roma per il prossimo 18 febbraio. In quella sede dovrebbero essere rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'avvio dei primi cantieri. Oggi intanto una delegazione è a Palermo per incontrare il presidente della regione Rosario Crocetta. E a Vittoria 4 arresti per l'omicidio di Giuseppe Dezio. I presunti assassini sarebbero i componenti di un'intera famiglia: Gaetano Pepi, pensionato di 70 anni, e i suoi tre figli braccianti agricoli, Marco, Alessandro e Antonino, rispettivamente di 25, 38 e 42 anni. Si aspettano però le indagini della procura per stabilire cosa sia realmente successo. Intanto a Vittoria 5 famiglie vivono un grande strazio, tutti molto conosciuti in città. In poche ore sono stati individuati e sottoposti a fermo i quattro presunti responsabili dell'omicidio di Giuseppe Dezio. A pochi giorni dall'omicidio del vigile del fuoco Giorgio Sellan, ancora un fatto di sangue a Vittoria. Nel pomeriggio di ieri, in contrada Gaspanella, al culmine di una violenta lite, l'imprenditore agricolo è stato accoltellato. I responsabili sarebbero i componenti di un'intera famiglia: Gaetano Pepi, pensionato di 70 anni, e i suoi tre figli braccianti agricoli, Marco, Alessandro e Antonino, rispettivamente di 25, 38 e 42 anni. Il tragico evento sarebbe stato l'epilogo dell'ennesima discussione legata a problemi di confine tra le proprietà agricole delle due famiglie. Un astio probabilmente covato da tempo avrebbe portato all'ennesimo acceso litigio, che però stavolta si è concluso con la morte del coltivatore 65enne. L'immediata battuta effettuata in zona dai carabinieri della compagnia di Vittoria, allertati dal 112 e supportati da quelli del nucleo investigativo di Ragusa, ha permesso di individuare i responsabili nelle campagne limitrofe, di bloccarli. Da un lato il personale specializzato presente sul posto ha effettuato rilievi tecnico-scientifici, cristallizzando la scena del crimine e acquisendo reperti utili per definire l'impianto accusatorio. Dall'altro lato i militari hanno condotto in caserma i presunti responsabili dell'efferato delitto per sentirli e iniziare a ricostruire quanto accaduto. Non sarebbe ancora stata trovata l'arma del delitto. L'attività degli inquirenti è stata diretta dal sostituto procuratore Valentina Botti, che oltre ad essere stata presente sul luogo del crimine ha poi interrogato i quattro, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il magistrato, nella tarda serata di ieri, ritenuto fondato il pericolo di fuga, ha emesso decreto di fermo a carico dei braccianti per il reato di omicidio volontario in concorso, e Pepi e i figli sono stati ristretti presso la casa circondariale di Ragusa. Le indagini sono tuttora in corso e pertanto suscettibili di ulteriori sviluppi.
Il sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia, esprime cordoglio per l'omicidio dell'agricoltore Giuseppe Dezio, commesso proprio nel pomeriggio di ieri. Con sommo dolore, afferma il primo cittadino, esprimo il mio cordoglio per l'ennesima vittima di violenza nella nostra città. Di fronte a questo nuovo delitto viene da gridare ora basta. Alle nuove generazioni dico questo, crescete nella cultura, dedicatevi alla comprensione, al confronto e ripudiate ogni forma di violenza. E a Vittoria, appena uscito dal carcere, saccheggia un garage e ruba un'automobile, arrestato dopo un lungo e rocambolesco inseguimento dalla polizia. Lungo e pericoloso inseguimento, prima in auto e poi a piedi, ieri a tarda serata in centro a Vittoria, prima che la polizia raggiungesse, bloccasse ed arrestasse Simone Giannone, vittoriese, 18 anni appena compiuti, ma che nonostante la giovane età impegna non poco da diverse settimane gli uffici di polizia. Era stato arrestato infatti solo 10 giorni fa per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento, violazione di domicilio e furto, tutti i reati collezionati in pochi giorni e che gli erano costati il carcere. Era quindi stato rimesso in libertà il 25 gennaio con l'obbligo di dimora in casa dalle 20 alle 8, ma nulla è servito il divieto. Già nel pomeriggio di ieri il padre aveva segnalato come fosse uscito dal suo controllo e nella tarda serata l'epilogo. Il giovane, dopo aver svaligiato diversi garage, ha rubato un'auto. I poliziotti, notate il veicolo sfrecciare a velocità altissima, hanno cominciato l'inseguimento per le vie della città. Giannone, riconosciuto dagli agenti, è sceso dall'auto e ha cercato di fuggire a piedi, bloccato a Datene Scandinavia. Opponendo resistenza ai poliziotti, è stato così arrestato per furto continuato, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente perché mai conseguita, e in serata è stato trasferito al carcere di Ragusa. All'interno dell'auto rubata è stata ritrovata una bicicletta da corsa, due televisori, un ventilatore da tavolo, un registratore di cassa, un videoregistratore e ancora due skateboard, bibite e bocce contenenti olive. Già non aveva arraffato tutta quella roba dai garage visitati. I proprietari stanno formalizzando le denunce di furto e l'autovettura ed alcuni beni sono stati già restituiti ai legittimi proprietari. E a Ragusa un incendio ieri sera al grattacielo Belvedere in un appartamento sede dell'ANCE. L'incendio avrebbe gravemente danneggiato l'appartamento stesso. Ieri sera, poco dopo le 22, due squadre operative del comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa hanno ricevuto una segnalazione di incendio in un palazzo ragusano. Immediato l'intervento nel condominio Belvedere Grattacielo, dove si stava sviluppando un incendio in un appartamento della sede dell'ANCE. Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ragusani, le fiamme avevano già avvolto e parzialmente distrutto l'immobile. L'incendio ha gravemente danneggiato l'appartamento. Il personale dei Vigili del Fuoco è stato impegnato con 10 unità, con due automezzi che hanno lavorato non poco, dovendo peraltro realizzare una condotta che dal piano stradale arrivasse fino all'ottavo piano. I fumi prodotti dall'incendio si sono rapidamente dissolti dalle aperture di aereazione delle scale. Non è stato quindi necessario evacuare i residenti dello stabile, comunque molto spaventati e preoccupati dalle fiamme alte e dal fumo avvolgente che rendeva l'aria rarefatta e irrespirabile. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno fatto rientro in sede quasi all'una. Alle 4:30 la squadra operativa è intervenuta in via Toscana per un incendio divampato in una civile abitazione originatosi da un materasso. Vigili del Fuoco in azione anche a Modica, dove la squadra operativa locale è dovuta intervenire nella tarda serata nel quartiere Sorda, nella zona dell'ospedale, per l'incendio di alcuni cassonetti. Coinvolto in un incidente stradale verificatosi domenica in contrada Gisirella all'intersezione con contrada Dente Crocicchia, un conducente di una Peugeot 307 ivoriano residente a Comiso è risultato senza la patente di guida perché mai conseguita. Il veicolo era di proprietà di una donna e dagli accertamenti effettuati è emerso che l'auto era pure sprovvista di copertura assicurativa e di revisione. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche una Citroen C3 condotta invece da una modicana. L'urto violento aveva provocato seri danni ai mezzi e tre feriti, ovvero i due conducenti e il passeggero della Citroen, tutti trasportati dal 118 all'ospedale maggiore di Modica, dove sono stati giudicati guaribili rispettivamente in 20, 15 e 30 giorni. E a Ragusa libri e defibrillatori donati con i tagli alle indennità di sindaco e giunta.
Continuano a Ragusa le donazioni rese possibili dal taglio del 30% delle indennità del primo cittadino e degli assessori Grillini. Domani 350 libri, tra romanzi, racconti per bambini, volumi di storia e letteratura saranno consegnati alla Biblioteca Civica Giovanni Verga di Via Zama. I libri già a disposizione fanno parte di un più ampio e ricco elenco di pubblicazioni richieste dalla Biblioteca Comunale, utili ad arricchire il patrimonio librario da mettere a disposizione dell'utenza. Il sindaco Federico Piccitto e l'assessore alla pubblica istruzione Salvatore Martorana hanno spiegato come con questa donazione l'amministrazione intenda contribuire alla crescita culturale della città, dando la possibilità ai tanti utenti, giovani e meno giovani, che fruiscono del prezioso servizio reso della nuova biblioteca, di avere a disposizione nuove e più recenti pubblicazioni sia per la consultazione e lettura nelle apposite sale, sia per il prestito. Lunedì alle 17:30 invece saranno consegnati dal sindaco Federico Piccitto e dal vice sindaco con delega allo sport Massimo Iannucci altri due dei 13 defibrillatori acquistati sempre con i tagli alle indennità. I preziosi strumenti salvavita verranno donati questa volta alle società che fruiscono del campo di calcio Giuseppe Ottaviano di Viale Colaianni e al campo Giovanni Biazzo di Via Archimede. L'onorevole Nino Minardo ha presentato una proposta di legge per sostenere le imprese artigiane e agricole che si trovano in stato di difficoltà temporanea. La norma prevede l'istituzione di un fondo economico per garantire alle imprese artigiane e agricole di poter risanare le loro difficoltà economiche transitorie e poter avviare una ripresa delle loro attività. Uno dei motivi principali della vulnerabilità delle imprese resta infatti l'elevata dipendenza dalle banche per ottenere liquidità. Pertanto il provvedimento legislativo, conclude Minardo, garantisce un utilizzo mirato degli strumenti finanziari per superare quei problemi strettamente legati alla diminuzione di redditività. E ora ci spostiamo a Comiso. Il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento del prefetto e dell'ASPA protezione del campo polivalente coperto. Il cantiere del costruendo campo polivalente, sito lungo la intersezione del Viale dell'America e via Sandro Pertini a Comiso, versa in una situazione di completo abbandono. La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle, che lamenta di aver segnalato la questione già in estate al sindaco Filippo Spataro. Dal Movimento ricordano come si tratti di un'opera pubblica che doveva essere completata in soli 70 giorni già nel 2014, ma che invece continua a rimanere un cantiere sospeso. In estate, scrivono ancora i 5 Stelle, l'esterno paglia avevano quasi avvolto la struttura in plastica, lasciata irresponsabilmente con le porte aperte. Il cantiere era privo di recinzione, nell'aria vi erano e continuano ad esserci pericolosi tondini di ferro che aspettano soltanto il primo malcapitato di turno. Dopo la segnalazione dei pentastellati, il sindaco ha sollecitato l'impresa esecutrice dei lavori, che ha dato una sistemata parziale dell'aria, predisponendo una recinzione molto precaria in plastica, traforata e sostenuta da tondini di ferro. Una soluzione inadeguata, secondo i 5 Stelle, tanto che oggi l'aria si presenterebbe più pericolosa rispetto alla passata estate, con le porte della struttura che continuano a rimanere responsabilmente e spiegabilmente aperte e pericolosi ferri e rifiuti che, deteriorandosi, vengono a contatto con le persone. Stanchi di questa continua trascuratezza, i pentastellati hanno quindi deciso di inviare una lettera al prefetto di Ragusa e all'ASP7 per chiedere un intervento che possa essere risolutivo e mettere fine alla situazione di pericolo del cantiere. All'amministrazione, invece, Grillini chiedono risposte sulla consegna dell'opera che la città aspetta ormai da tempo. E ci spostiamo di nuovo a Ragusa, perché è stato esonerato il tecnico Nino Molino della squadra Passa l'Acqua. Vediamo. Si interrompe improvvisamente il lavoro e l'avventura di Nino Molino sulla panchina della Passa l'Acqua di Ragusa. Una storia che ha avuto inizio all'alba della stagione 2012-2013, quando le Aquile biancoverdi ottennero la storica promozione nella massima serie del basket femminile, dando il via a una storia bellissima. Due finali scudetto e un secondo posto nell'attuale campionato, a causa anche dell'ultima sconfitta, arrivata domenica sul parquet di Vigarano. L'unica cosa che si sa di per certo è che Nino Molino è reduce da una grave perdita di lutto a livello familiare. Per questo motivo, qualche settimana fa si era assentato per un match, ma non sarebbe una motivazione a livello personale ad aver causato il motivo dell'esonero, e le reali ragioni che hanno portato le parti a separarsi in maniera decisamente scioccante e inattesa non sono ancora chiare. Nino Molino, da parte sua, in una nota ufficiale, esprime il suo più vivo sentimento verso la sua squadra e tutta la storia entusiasmante vissuta insieme alle sue acque
aquile bianco-verdi, che ha portato a livello nazionale con livelli senza precedenti. La passa all'acqua in attesa del nuovo tecnico, di cui ancora non si sa nulla, si affida agli assistenti del coach messinese Maurizio Ferrara e Gianni Recupido. C'è una stagione da terminare nel migliore dei modi possibili e i play-off sono già nel mirino. E ora cambiamo decisamente argomento. Si celebra oggi infatti a Modica una ricorrenza che difficilmente si raggiunge, le nozze di granito, cioè 65 anni di vita insieme, di Emanuele e Lina Blanco. Vi proponiamo con piacere uno stralcio di un filmato in nostro possesso realizzato in occasione del loro 60° anno di matrimonio, un servizio di Giorgio Fratantonio. Era il 16 luglio del 1950 quando Lina ed Emanuele si fidanzarono. Nello splendore della loro giovinezza arrivarono al 3 febbraio del 1951 per pronunciare il loro sì. E lo fecero a Scicli, città natale di Lina, nella chiesa di Santa Maria la Nova. Visto che era quaresima e non si poteva usare l'altare maggiore, coronarono il loro sogno d'amore nella cappella laterale della Dolorata. Lina ed Emanuele vanno a vivere a Modica dapprima in via raccomandata e poi in via Castello. Emanuele fa il muratore, Lina si occupa della casa. Nonostante i tempi duri, Lina ed Emanuele danno alla luce ben 6 figli nell'arco di 16 anni. Il primo fu Franco. Nel frattempo Emanuele parte per il servizio di leva, mentre Lina attende il secondo figlio, Anna. L'unica nascita a cui non ha potuto assistere Emanuele, perché è militare. Poi arriva Michele. Nel 1962 Giovanni. Nel 67 è la volta di Marco. Alla fine un'altra femminuccia, Mirella. Tra alti e bassi gli anni passano, ma il loro amore resta immutato. Ovviamente alla fortunata coppia e ai loro figli gli auguri di tutta la nostra redazione. Con questo è tutto, questo era l'ultimo servizio. Io vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.